La giornalista catanese del Corriere della Sera, Viviana Mazza, è giunta oggi a Gela per partecipare all'iniziativa che si è svolta nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga nell'ambito delle attività inserite per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ad accogliere la nota giornalista sono stati gli alunni della scuola ed una rappresentanza degli studenti del primo comprensivo della scuola media Ettore Romagnoli e delle classi del biennio del liceo classico, liceo scientifico, liceo scienze umane. L'autrice in occasione dell'incontro ha presentato il libro Ragazze rubate. Viviana Mazza nel 2010 ha vinto il premio giornalistico Marco Lucchetta dedicato ai bambini vittime della guerra. Mi sono occupata di moltissimo di donne in altri paesi, spesso paesi del Medio Oriente, paesi come la Nigeria, dove è ambientato il libro di cui parliamo oggi con i ragazzi, che si chiama Ragazze rubate. E non sono solo storie di violenza, perché ci sono storie di violenza di cui parleremo, ma ci sono anche moltissime storie di coraggio e di forza di ragazze, anche spesso giovanissime, che comunque con le loro forze vogliono costruire una realtà diversa e lo stanno facendo. E quindi ci sono questi due lati, no? Il lato sì, sicuramente delle donne vittime, ma anche di donne e ragazze giovanissime che invece stanno costruendo una società migliore in alcuni posti, o stanno almeno cercando di farlo. Il dirigente scolastico Viviana Aldisio. Un'autrice molto poliedrica che nasce appunto come giornalista, ma che in realtà della sua cronaca ne ha anche fatto un romanzo, come quello che oggi presenterà agli alunni dell'istituto e non solo, Ragazze rubate. Quello che apprezziamo tanto della giornalista Viviana Mazza, avremo modo anche di dirglielo personalmente ad avvio dei lavori, è la realtà che descrive, sicuramente in modo ricco, ma con un fortissimo impatto emotivo per il lettore. Partiamo dalla cronaca per costruire storie di vita vere, ma che siano storie d'esempio per la vita di tutti noi. All'incontro di oggi era presente anche l'assessore comunale Francesco Salinitro. È un evento importante, intanto che si faccia in una scuola su un tema così scottante come quello della giovinezza rubata delle ragazze, che poi sono costrette a vivere una vita che non si aspettavano e che però deve darci a noi qui una lezione dell'importanza del luogo dove viviamo e di fare attenzione a che non c'è mai nulla di acquisito definitivamente, e tutto ciò che noi viviamo bisogna costruirselo giorno per giorno e fare attenzione ai gravissimi capovolgimenti che possono esserci. Quello del caso di cui si parla oggi in questo libro è un'esperienza drammatica, terribile di ragazze che hanno vissuto e vivono la loro vita in una situazione di assoluto annientamento.